Padre del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 5, capitolo 5, 24 marzo 1903. Questa mattina, dopo aver passato giorni amarissimi, il benedetto Gesù è venuto e si tratteneva con me familiarmente, tanto che io credevo di doverlo possedere sempre, ma quando al meglio, come un lampo è scomparso, chi può dire la mia pena? Mi sentivo impazzire, molto più che ne ero quasi sicura di non doverlo più perdere. Ora, mentre mi struggevo in pene, come un lampo è ritornato e con voce sonora e seria mi ha detto: «Chi sei tu che pretendi tenermi sempre con te?» Ed io, pazza come stavo, tutto ardito ho risposto: «Tutto io sono stando con te. Mi sento di non essere altro che una volontà uscita dal seno del mio creatore. E questa volontà, fino a tanto che sta unita con te, sente la vita, l'esistenza, la pace, tutto il suo bene. Senza di te me la sento distruggere, senza vita, dispersa, irrequieta. Posso dire provo tutti i mali e per aver vita e per non disperdermi, questa volontà uscita da te cerca il tuo seno, il tuo centro, e là vi vuole rimanere per sempre». Gesù pareva che tutto si inteneriva, ma di nuovo ha ripetuto: «Ma chi sei tu?» Ed io: «Signore, non sono altro che una goccia d'acqua, e questa goccia d'acqua, fino a tanto che si trova nel tuo mare, le pare di essere tutto il mare, ma se dal mare non esce, si mantiene pulita e chiara, in modo di poter stare a confronto delle altre acque, ma se dal mare se ne esce, si infangherà e per la sua piccolezza si disperderà». Tutto commosso si è inchinato verso di me, dandomi un abbraccio, e mi ha detto: «Figlia, chi vuol stare sempre nella mia volontà, conserva in sé la mia stessa persona. E sebbene può uscire dalla mia volontà, avendola creata libera di volontà, la mia potenza opera un prodigio somministrandole continuamente la partecipazione della vita divina. E a questa partecipazione che riceve
sente tale forza d'attiramento, d'unione con la volontà divina, che anche se lo volesse fare non lo può fare. E questa è la continua virtù che esce da me verso chi fa sempre la mia volontà, di cui ti parlai l'altro giorno. Capitolo 9, 8 maggio 1903. Continuando il mio amarissimo stato di privazione, al più si fa vedere taciturno per brevi istanti. Questa mattina, impegnandosi il confessore a farlo venire, nel perdere i sensi, per poco e quasi per forza si faceva vedere, e voltandosi al confessore gli ha detto in aspetto serio ed afflitto: che cosa vuoi? Il padre pareva che restasse confuso e non sapeva dire niente. Quando io ho detto: Signore, forse è il fatto della messa che vuole. Ed il Signore ha soggiunto: disponiti e l'avrai. E poi tu hai la vittima, quanto più starai vicino col pensiero e con l'intenzione, tanto più ti sentirai forte e libero da poter fare ciò che vuoi. Quindi ho detto: Signore, come, non vieni? E lui ha soggiunto: vuoi sentire? Senti. Ed in questo mentre si sentivano tanti gridi di voce da tutte le parti del mondo, che dicevano: morte al Papa, distruzione di religione, chiese atterrate, distruzione di ogni dominio, nessuno deve esistere sopra di noi, e tante altre voci sataniche che mi pare inutile il dirle, onde nostro Signore ha soggiunto: figlia mia, l'uomo quando si dispone al bene riceve il bene, se si dispone al male, il male riceve. Tutte queste voci che senti giungono al mio trono, e non una volta, ma reiterate volte. La mia giustizia, quando vede che l'uomo non solo vuole il male, ma con replicate istanze lo domanda, è costretta, con giustizia, a concederlo per farlo conoscere il male che volevano. Perché allora si conosce veramente il male, quando nello stesso male ci si trova. Ecco la causa perché la mia giustizia va trovando vuoti per punire l'uomo. Però non è giunto ancora il tempo della tua sospensione, al più qualche giorno per ora, per fare che la giustizia calcasse un po' la sua mano sopra l'uomo, non potendo più reggere al peso di tante enormità, e nello stesso tempo far abbassare la fronte dell'uomo, troppo inalberata. Meravigliosi, come sempre, questi due passaggi del Libro di Cielo, distinti, importanti, e sui quali andiamo ora a meditare un pochino. Bellissimo anzitutto quello che Luisa dice a Gesù, e questo dialogo, no? Questo dialogo dove Gesù la provoca santamente, no? Vuole sentirsi dire da lei quello che lei sente nel cuore. Io vorrei innanzitutto portare l'attenzione mia e di chiunque su questo aspetto, no? Cioè Gesù che desidera sentire la voce, i desideri, i sentimenti della creatura. Lui lo sa, quello che Luisa pensa, ma desidera sentirselo dire. Questo è quanto è dato di comprendere per due motivi. Primo, perché quando la creatura all'occasione di esercitare un atto bello, un atto virtuoso, un atto positivo, e dire una cosa di questo genere a Gesù, dire senza di te non vivo, dire senza di te sono come una goccia d'acqua estranea all'oceano, cose di questo genere, sono grandi attestati di amore e di adorazione a Gesù, no? Quindi questi atti, se vengono detti, producono ulteriori luci, soli, mari di santità, e quindi il provocare l'anima a dirlo, Gesù lo fa perché l'anima diventi ancora più bella, diventi ancora più santa. Però questa è una mia opinione personale, maturata alla luce di tante cose che si vedono anche negli scritti, non è estraneo a mio avviso a questa sollecitudine, a questo chiamiamolo un po' gioco d'amore di Gesù, no? Proprio la volontà di sentirsi dire quelle cose dalla creatura. E questo ci fa comprendere, ed è una cosa meravigliosa, e che già introduce il tema del capitolo successivo, la bellezza della nostra libertà. E come il rapporto con Gesù, questo prima lo maturiamo e meglio è,
sia un rapporto tra un'anima libera e un Dio sovranamente libero, cioè è un rapporto costruito anche dalla nostra libertà. È bellissimo questo qui, cioè Gesù ci guarda, ci ascolta, vede. Che mi dice questa mia creatura? Mi dice che mi ama, mi dice che sono tutto suo, mi dice che mi vuole, mi dice che sono la cosa più importante nel suo cuore. Non dobbiamo mai pensare, diciamo, chi gliele dica a fare a Gesù che tanto tutte quante queste cose le sa? Non fa niente che le sappia. Ricordiamoci che ogni volta che ne facciamo oggetto di un atto di volontà scelta e consapevole, non c'è bisogno di fare chissà cosa, basta un pensiero formulato, perché Gesù vede il nostro cuore incessantemente, noi diventiamo più santi, ci addentriamo un pochino di più nel regno benedetto del Divin Volere e Gesù è sommamente contento di ascoltare la sua creatura, la voce della sua creatura, il cuore della sua creatura, il palpito della sua creatura, la vita della sua creatura che lo ama. Cioè è bellissimo dire a Gesù: senza di te mi sento senza vita, mi sento distruggere, mi sento perso e disperso, mi sento irrequieto, provo tutti i mali. E per avere la vita e per non disperdermi, questa volontà uscita da te cerca sempre il tuo seno. Bellissima questa espressione, no? Come un bimbo che cerca il seno della mamma. Il tuo centro è là, vi vuole rimanere per sempre. Oppure una goccia del mare che fino a quando sta dentro l'oceano si mantiene pulita e chiara, ma appena ne esce un pochino si infanga subito. E per la sua piccolezza, una goccia se la togliamo dall'oceano, basta che sta 5 minuti, ma anche meno, sotto i raggi di un sole cocente, è completamente evaporata. Si disperderà, d'accordo? Non solo si perderà, ma si disperderà, si dissolverà nel nulla. Ecco, il fatto che Gesù gradisca molto queste cose lo comprendiamo dall'espressione: tutto commosso si è inchinato verso di me dandomi un abbraccio. Le cose che Gesù poi dice sono molto consolanti, perché dice: chi vuole stare sempre nella sua volontà, dice, conserva in sé la mia stessa persona. E sebbene purtroppo questo ci capita durante la giornata, ahimè, in forme lievissime, lievi, purtroppo a volte anche leggermente più consistenti, disgraziatamente ci capita di uscire un pochino dal Divin Volere, basta un atto di impazienza interna per uscire un pochino dal Divin Volere, insomma, e a volte quando siamo sotto pressione, sotto stress interne, controllare anche gli atti di impazienza interna al 100% non sempre è cosa facile, no? Dice però: sebbene può uscire dalla mia volontà, avendola creata libera di volontà, però se c'è questa volontà di stare sempre nella divina volontà, c'è la mia potenza opera un prodigio, somministrandole continuamente la partecipazione della vita divina. Di queste cose ovviamente noi non ci rendiamo conto che cadono nella nostra anima, ma ci sono. Cosa succede però? Cosa percepiamo? Che in base a forza di questa partecipazione, dice che l'anima sente tale forza e attiramento d'unione con la volontà di Dio che anche se lo volesse fare non lo può fare. Cioè questo c'è se noi, entrando dentro noi stessi, dicendo: ma tu lo faresti un peccato, volontà, una cosa che sai che dispiace a Gesù, tu la faresti? Se uno risponde no, ma neanche se mi tagliassero a pezzi, ecco, vuol dire che c'è una già in atto un'unione sostanziale con la volontà divina, no? E nelle fasi, diciamo, più avanzate, che succede? Che per questa volontà ferma e non velleitaria, quindi decisa, risoluta, determinata di restare nella volontà divina, Gesù ci dà, come dire, un aiutino dall'alto. Quindi ci mantiene fermi, pur potendo, in teoria, uscirne fuori. Questo sembra alludere, anche se non è esplicitato, a quello che in teologia classica è chiamata la confermazione in grazia. Quando una persona viene confermata in grazia, di fatto non può più peccare mortalmente, non perché non ne ha la possibilità, ma perché la grazia di Dio
verso cui la creatura si è talmente ben disposta da esserne completamente ricolma e da poterne beneficiare tutti quanti gli effetti senza che questo faccia violenza alla sua volontà, perché altrimenti questo il Signore non lo concederebbe, diventa di fatto impossibilitata a peccare. Lo rimane in teoria e in potenza, ma non lo è più in atto. Questa è una cosa bellissima, chiaramente, no? Ora, l'altro paragrafetto è molto importante. Ci sono delle premesse, un po' la prima parte, e poi le considerazioni da fare sulla seconda parte, in particolare su come le disposizioni dell'uomo condizionano il trattamento che Dio usa nei suoi confronti. Cioè che di fatto noi ci andiamo a scrivere la nostra vita e anche, come dire, a ricevere da Dio questo o quello, è a seconda di come ci disponiamo e di cosa ci andiamo a cercare. Allora, a un certo punto, fatte queste piccole premesse, insomma, di cosa vuoi, cosa non vuoi, il confessore, Gesù le mostra cose brutte, che si dicono in tante parti del mondo: morte al Papa, distruzione di religione, siamo nel 1903, chiese atterrate, distruzione di ogni dominio, nessuno deve esistere sopra di noi. È chiaro che queste sono urla sataniche. E dietro queste urla sataniche c'è il sogno mostruosamente proibito, antico ma sempre attuale, di Satana di distruggere la Chiesa cattolica. Un sogno che ha proprio, come dire, il suo clou nella morte al Papa. Nel corso della storia ci sono state tante, tante, tante forme e modi con cui questo tentativo è stato posto in atto, anche attraverso qualche megalomane come Napoleone, per esempio. Il problema è che nel XX secolo, e purtroppo questa tendenza non è finita neanche, sia pure a diverso titolo, nei tempi più recenti, si è assistito a vari attacchi al Papa, purtroppo talora provenienti anche da ambienti da cui non dovrebbero provenire. Chi ha studiato la storia della Chiesa lo sa. Nel secolo scorso, per esempio, alcuni provvedimenti di alcuni papi, io penso anche per esempio al beato prossimo Santo Paolo VI, incontrarono delle forti resistenze. La famosa Humanae Vitae, di cui siamo nel cinquantesimo, suscitò resistenze anche a livello intraecclesiale, causando un dolore immenso a Paolo VI, no? Paolo VI che ebbe a prorompere poi in quel suo interno dolore dicendo: "Oi, ma qui il fumo di Satana è entrato nel Tempio di Dio da qualche parte." E visse gli ultimi anni di pontificato, presumo che anche questo non lo so nel dettaglio, ma certamente ha concorso alla sua causa di beatificazione, in uno stato di dolore immenso. C'è chi dice che se uno osserva bene le riprese del 1975 del Giubileo straordinario, dove si vede che Paolo VI camminava a passo affaticato, come dire, sforzato, alcuni testimoni hanno, diciamo, affermato che la causa di questo era che portasse un rigoroso cilizio in vita, proprio nella coscienza di dover essere lui il primo, insomma, a offrire qualche sacrificio al Padre, a Dio, per il bene della Chiesa, che in quegli anni stava soggetta, insomma, a tante ferite, un processo che purtroppo è continuato. Anche il pontificato di San Giovanni Paolo II è stato osteggiato più che altro da fuori della Chiesa, ma non solo, perché anche alcuni documenti, insomma, di San Giovanni Paolo II, penso per esempio alla Verità di Splendor, che io lo ricordo, insomma, bene, incontrarono un po' che resistenze. Stessa cosa è successo a diverso titolo per alcune cose sotto il pontificato di Benedetto XVI, stessa cosa, e in forme a volte gravi, sta succedendo ora sotto il pontificato di Francesco. Allora, io ritengo, e qui parlo
farlo per me che sono sacerdote, ma tutti quanti, fedeli, sacerdoti, vescovi, teologi, ecco. Noi dobbiamo avere un forte senso di amore, di appartenenza alla Chiesa, di comunione, di unione con le genere. Non possiamo noi concorrere anche nel poco, anche con una semplice disaffezione, anche a volte esprimendo magari anche qualche istanza critica, che per carità c'è la libertà di pensiero, c'è la libertà di parola, no? Ma non è bello, ecco, che siamo noi stessi, insomma, a criticarci noi stessi. Cioè, io dico sempre alle persone, quando Noè, questo sta nella Bibbia, si ubriacò, il figlio di Noè andò e gli mise una coperta addosso, perché se ne andava in giro nudo e il peccato originale era stato già commesso, quindi ci si poteva andare più in giro nudi. Cioè, un atteggiamento sempre più consono, migliore, perché la Chiesa ha sempre camminato tra tante ferite, d'accordo? Perché la Chiesa dei perfetti e dei puri, che sognavano i donatisti e che furono chiaramente scomunicati ai tempi di Sant'Agostino, non esiste, non c'è. Perché qui siamo tutti quanti sotto prova, siamo tutti quanti sotto tentazione, siamo tutti quanti fallibili, siamo tutti quanti imperfetti, peccabili. I santi professori di dogmatica insegnavano sempre, dice, ma il Papa non è impeccabile ed è infallibile solo quando parla in cattedra, quindi porta sulle spalle un peso grande, che insomma, cioè il peso del governo, tutta quanta la Chiesa, la responsabilità di rappresentare il nostro Signore Gesù Cristo, la sollecitudine, insomma, per milioni di cattolici e l'attenzione verso migliaia di vescovi, cioè, capite? Cioè, la Chiesa dovrebbe essere per noi una bella famiglia, ma chi è che è contento? Cioè, se io ho un fratello che magari non è proprio perfetto, ma io non è che se qualcuno mi viene a parlare male di mio fratello ci metto il carico da 11, dirò, vabbè sì, poveraccio, insomma sta un momento difficile, preghiamo, ecco, però c'ha anche tanti aspetti positivi, no? Ecco, questo modo di procedere, perché se si fa altro, si fa quello che il diavolo vuole, cioè creare situazioni brutte, creare discordie, creare divisioni, creare discomunioni, andare a fare il gioco di coloro che la Chiesa la vogliono distruggere, anche caricando, strumentalizzando e amplificando, ecco, quegli aspetti che adesso nel mondo dei social e dei media, appena succede un piccolo problema, succede un rimbalzo mediatico impressionante, no? Nessuno vuole, come dire, fare operazioni brutte e di negare che il male esiste. Purtroppo il male c'è e ce ne facciamo tutti quanti, ce ne prendiamo carico, ce ne facciamo solidali e partecipi. Ecco, perché per noi cristiani il peccato di mio fratello non è che dici questo ancora l'ha fatto lui, a me non mi importa niente. No, il peccato di mio fratello è un problema anche per me, è una sofferenza anche per me. E non soltanto ricade su di me, ma me ne faccio carico anche io. Questa è la vera vita fraterna e cristiana, no? Ecco, quindi, però, lo stile deve essere sempre uno stile costruttivo, comunionale, amorevole, uno stile divino, ecco, di abballo. Diavolo in greco significa colui che divide, colui che mette gli uni contro gli altri. Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la del mondo, io la do a voi. E l'ultima preghiera che ha fatto prima della sua passione, ha pregato che tutti fossimo una cosa sola. E non ci sono soltanto le disunioni grosse tra i cristiani, le chiese separate, le comunità separate, tutto quello che purtroppo ancora è in atto e rappresenta non una frattura dell'unità della Chiesa, ecco, ma certamente una ferita ad essa e
un'ombra, come dire, sulla sua luminosità, che non è persa, ma non può rifulgere fino a quando tutte quante queste piaghe non saranno sanate, non può rifulgere con perfezione. Ecco, ma questo deve essere anche il nostro compito all'interno, e non si tratta di fare grandi cose. Per i figli di Dio questa cosa comincia dalla propria comunità parrocchiale, dal proprio stile, dalla propria famiglia, perché è la propria famiglia, dal proprio ambiente di chiesa diocesano, dallo stile con cui si affrontano tante cose e dalla propria comunione con la chiesa tutta. D'accordo? Noi non abbiamo questo stile. Io ricordo, basta leggere, so qui non è la sede, anche tanti interventi di vari dicasteri vaticani, della congregazione della dottrina della fede, quando c'erano certe mode in alcuni teologi che prendevano di petto il magistero, prendevano di petto le affermazioni dei pontefici, dicendo: ragazzi, ma qui siamo nella Chiesa Cattolica, non è che si tratta di avere, ma non è questo il modo di fare, non è questo il modo di procedere tra di noi. Non stiamo in una, come dire, in una istituzione sociologica umana, qui stiamo in una realtà divina, certamente fatta da uomini, ma una realtà soprannaturale, che è appunto la Chiesa. Allora, l'ultima considerazione è su quello che succede, no? Figlia mia, l'uomo quando si dispone al bene riceve il bene, se si dispone al male, il male riceve. Ecco, vedete come sono le nostre disposizioni che concorrono a farci progredire nel bene. Cosa dice Gesù nel Vangelo? No? A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Quindi a chi ha cosa? A chi ha la grazia che gli ho dato e la sua cooperazione con la grazia, il buon uso che fa della grazia, che chiama altre grazie, e Dio gliele dà. Perché ogni volta che noi facciamo buon uso di una grazia anche minica, ne riceviamo un'altra. Se invece, come dice Gesù, l'uomo non solo vuole il male, ma addirittura con le brigate istanze lo domanda, quindi non soltanto che spreca le grazie e si industria a fare il male, ma lo reitera, quindi lo continua, volendolo coscientemente, addirittura lo domanda, allora a un certo punto che capiamo anche il senso profondo della giustizia di Dio. Dio non è che punisce, non pensiamo mai a questa immagine distorta di Dio, Dio ti lascia, come dice, vuoi il male? Chiedi il male? Pensi che questo qui? Bene, controlla, verifica, vai, buon divertimento. Perché nel male uno sperimenta la morte e la distruzione, punto. D'accordo? Se uno entra nel mondo del male, si assoggetta volontariamente al potere del nemico, che il nemico ci odia e cerca di farci del male in tutti quanti i modi possibili, lui è frenato dalla potenza di Dio ed ha tanto potere quanto l'uomo volontariamente glielo concede. E ora, mentre il Signore ordinariamente, nonostante tutto quello che l'uomo fa per andarsi a cacciare nei guai, interviene comunque, usa misericordia, non permette che si faccia tutto il male che noi stessi abbiamo innescato, qualche volta dice: un attimo, se è proprio tutto quanto questo e desideri, fanne un pochino esperienza, nella speranza che poi l'uomo, vedendo il marasma, la morte, la distruzione che c'è, invochi la divina misericordia. E mai succederà che il Signore, a chi ne invoca la misericordia, non lasci senza aiuto. Gli dico: bene figlio, hai capito? Vieni da tuo padre, campa meglio. Non te l'ha ordinato nessuno, insomma, di andare a vivere cacciandoti in un mare di guai. Stai con me e vedrai che le cose andranno meglio. Quindi non imputiamo a Dio mai le colpe delle sciagure, delle cose brutte che viviamo. Ricordiamo sempre che l'asse è la nostra libertà, che è un fatto molto, molto, molto reale. E quanto più la nostra libertà la investiamo nel bene, aprendoci completamente al Signore, fino appunto a voler vivere fusi con la divina volontà, non fare altro che quello che lui vuole e a non vivere in nient'altro che nel Fiat Supremo, da questo ne verranno tutti i beni per noi. Al contrario, se il contrario facciamo, da questo ne verrà male, qualche volta molto male,
ma solo in conseguenza del cattivo uso della nostra libertà. O Santissima Vergine Divina Maria, ecco, concedici anzitutto di poter avere quelle stesse disposizioni verso Gesù e verso di te che aveva Luisa, e di crescere ogni giorno di più nel nostro interpersonale rapporto con te e con Gesù, un rapporto attivo che coinvolge la nostra libertà. Una libertà esercitata nell'intento e nel desiderio di entrare sempre di più nel regno del vostro divino volere, essere liberati da noi stessi e da ogni forma di male. Concedici anche un grandissimo amore alla nostra famiglia e alla nostra madre che è la Chiesa, nella fermissima convinzione che mai da te o da Gesù può avvenire nulla che ci porti a ferire, a fare del male, a seminare discordia o discomunione nella Santa Chiesa di Dio. E aiutaci sempre ad essere consapevoli, anche quando vediamo purtroppo il diragare del male, a leggerlo sempre con gli occhi della sapienza. Quel male dilaga a causa nostra e delle nostre cattive scelte, e che quel male sarà tanto fermato tanto quanto ci saranno delle anime capaci di offrirsi e di soffrire anche per chi non capisce il male che provoca con le sue azioni, e anche però tanto più fedeli di buona volontà, comprendendo che solo in Dio si trova la gioia, la pace e la vera felicità, smetteranno di usare male la libertà e di utilizzarla sempre più per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.